Per il Partito Democratico Pistoiese questo è il momento della riflessione, dell'analisi sui motivi che hanno portato alla seconda sconfitta elettorale nel giro di 3 mesi, prima alle amministrative, poi alle politiche, e per cercare di ripartire e ritrovare il consenso dell'elettorato. Il voto credo che lo si debba soprattutto leggere sulla linea politica, che è stata più o meno convincente, la nostra evidentemente non lo è stata. Non è stata chiara, non è stata netta, spesso non è stata compresa e non può essere colpa delle persone, evidentemente è colpa del Partito Democratico. Ci saranno anche delle dimissioni in vista per quanto riguarda la sua segreteria, la segreteria provinciale. Noi avevamo qui a Pistoia città già dato la disponibilità dopo le amministrative e rimesso il mandato all'Assemblea Comunale, tant'è che avevamo intrapreso un percorso di rifondazione del partito con tante assemblee sul territorio, 4-5 assemblee aperte a tutti gli iscritti, a tutti i militanti. Lo avevamo interrotto quel percorso di rifondazione proprio per l'arrivo delle elezioni politiche e per la necessità di affrontarle in maniera collegiale come abbiamo fatto. Riprenderemo questo percorso perché sapevamo già, visto l'esito delle elezioni amministrative, di doverlo fare fino in fondo, ora a maggior ragione.